nei corridoi, io sono autorizzata ad andare, e guardate la cura e la precisione con cui è stato fatto il cablaggio. Pensate che soltanto rimuovere una connessione e spostarla al connettore accanto può ovviamente creare problemi. Quindi c'è una mappatura di tutto quello che viene fatto, più chiaramente ci sono dei test. E quello che può succedere è che a volte questi moduli non funzionano e quindi bisogna venire a cambiarli o fare dei test. Quindi io entro, vi do una panoramica e poi la Simone ti lascio la parola per tutto ciò che è il trigger. Allora, mi sentite sempre? Sì, ti sentiamo, ti Ok, sentiamo. ecco, io allora faccio un piccolo giro qui, ma Simone, se tu vuoi cominciare a parlare di cos'è il trigger, io mi muovo in questi corridoi per far vedere quello che a mio avviso comunque ha dell'estetica, diciamo così. Quindi ha la sua bellezza e il suo non so che, al di là dell'importanza di fare queste cose. Prego. Allora, come dicevo prima, ci sono un sacco di interazioni che avvengono quando due protoni si scontrano, e la maggior parte di queste non sono di nostro interesse. Non possiamo neanche registrarle tutte, cioè salvarle su un disco fisso per l'analisi dopo, perché ci costerebbe troppo. Quindi il trigger è la prima selezione che vi dice: allora, questo evento di un'interazione è interessante e lo voglio tenere, oppure no, e lo butto via. E ci sono due livelli del trigger. Il primo è un trigger puramente hardware che gira su degli acceleratori computazionali, delle FPGA, magari qualcuno di voi li ha già sentiti nominare per le loro applicazioni anche in neural network e machine learning. E questi cosa fanno? Questi processori prendono i segnali, vedete, che vengono ricostruiti tramite tutte questi moduli di elettronica, e mettendoli insieme riescono a dirci, a noi scienziati, se una particella ha attraversato una data parte del detector oppure no. E proprio in maniera simile a quel display che abbiamo visto poco prima. Tramite queste informazioni, allora noi siamo in grado, in brevissimo tempo, nell'ordine del microsecondo, di decidere se accettare quell'evento oppure no. Ad esempio, possiamo decidere di accettare tutti gli eventi in cui ci sia almeno un muone, una di quelle particelle che rilascia appunto energia nelle camere esterne di CMS. E in base a queste decisioni riduciamo il numero di eventi che vengono prodotti ogni secondo dai 40 MHz, che sono la frequenza di interazione di LHC, a 100 kHz. E poi tutti questi 100 kHz vengono processati da una farm di PC commerciali che viene chiamato l'High-Level Trigger, dove il rate viene ridotto ulteriormente in un altro fattore 100. Ecco, alla fine di questa selezione abbiamo circa appunto 1 kHz dei 40 MHz interni, vuol dire 1 kHz vuol dire che noi scriviamo 1000 eventi ogni secondo. Li accumuliamo durante l'anno e poi piano piano li analizziamo e andiamo alla ricerca di eventi sempre più rari. Tutto questo Simone, ovviamente. Vai, vai, parla scusami. pure. Vai, vai, Sì, no, parla. no, volevo solo interrompere un attimo così mi muovo. Allora, giusto per mostrare, ecco, qui ho trovato un'etichetta che si muove da sola, perché il rumore ovviamente, come i ragazzi sapranno già perché succede con i computer a casa, eccetera, è dovuto chiaramente soprattutto alla ventilazione. E qui, come avete visto, io ho messo una mano vicino a un ventilatore, diciamo una parte, a un sistema di ventilazione, ma qua si vede l'etichetta proprio che si sta muovendo. E poi non so, probabilmente i ragazzi avranno fatto degli esperimenti in laboratorio, avranno delle esercitazioni, immagino, e qui si vede uno oscilloscopio digitale, un LeCroy in utilizzo, dove evidentemente c'è qualcuno che sta facendo dei test. Volevo aggiungere un'altra cosa, che vedete queste bande arancioni, che sono, non so se vi sembrano arancioni o gialle, sono comunque arancioni. Segnalano diciamo, quelle zone di questi, chiamiamoli armadi, dove nel caso in cui ci fosse una interruzione di alimentazione della caverna, diciamo così,
questi armadi invece non hanno l'alimentazione interrotta, quindi è un segnale per dire alle persone che sono qui, attenzione, qui c'è ancora alimentazione, quindi si mettono queste bande arancioni, evidentemente sono parti dell'elettronica che devono restare accese, non possono essere spente, e come vedete non è che tutti gli armadi hanno questa cosa. C'è una cosa interessante. Sì? No, volevo solo dire che c'è sempre un compromesso, no, Alzen, fra la necessità di tenere dei componenti elettrici, elettronici sempre in funzione, però anche la sicurezza del personale che ci va a lavorare, che deve essere tutelato. Non tutte le persone hanno accesso liberamente a questi luoghi o a queste apparecchiature, bisogna fare una serie di corsi di preparazione adeguati appunto per minimizzare il rischio di incidenti che altrimenti potrebbero anche essere mortali, come potete immaginare. Simone, lasciami dire, no, volevo aggiungere, perché stai dicendo una cosa estremamente importante a mio avviso, che poi per lavorare qui, chiaramente è ovvio che noi siamo dei fisici, molti di noi hanno il dottorato, però in realtà avete visto, per esempio, saliva su una persona che è un tecnico specializzato, quindi chi volesse coinvolgersi in questo tipo di lavoro non è che deve per forza seguire il percorso, diciamo così, accademico, può anche, dopo aver preso una preparazione di base, diventare un tecnico specializzato e comunque essere in grado di gestire chiaramente o dalla parte dell'elettronica o dalla parte della meccanica, insomma tutte quelle cose che sono qui, però deve essere chiaramente, deve saper fare il suo lavoro. Ti interrompo perché stavamo giocando con Noemi. Allora, noi siamo, adesso vedrete, abbastanza lontani dalla caverna, il magnete è acceso, eppure, guardate che cosa succede, vedete questo è un rivelatore molto costoso, voi riderete, direte, ma questo non è un rivelatore, ragazzi, fisica, ve l'avranno detto i vostri professori, vuol dire natura, è la parola greca che significa natura, quindi quello che noi qui studiamo, la fisica, in realtà, è tutto ciò che ci circonda. E vedere i fenomeni e provare i fenomeni della fisica è qualcosa che si può fare anche con oggetti molto semplici. Guardate questo oggetto qui diventa un rivelatore nel momento in cui io lo metto qui e si attacca. Cioè io sto vedendo che c'è un campo magnetico, perché questa è una superficie metallica. Questo è il campo magnetico residuo del magnete di cui parlavamo prima e di cui vi ha parlato anche Simone. Io in realtà ho una catenella qui, non so se adesso funziona, possiamo provare, non so, perché è abbastanza lunga, ne prendiamo una un po' più corta, perché chiaramente voi capite che qui il problema è campo magnetico versus forza di gravitazione. Eccolo qua, allora 5 graffette si tengono e scivolano un pochino, quindi siamo proprio al limite. Vedete, se usassi questa cosa qui, questa catenella che è molto più lunga, aiuto, mi sono incastrata perché si attaccano, se usassi questa catenella che è molto più lunga probabilmente non riuscirei a fare la stessa cosa. Ci provo, ma non so. No, vedete, non tiene semplicemente perché è molto più pesante di quello che dovrebbe essere, vedete? Scivola. E questo dovrei rimuovere. Vedete, io sto facendo una misura di fatto, perché se io rimuovo queste graffette, posso arrivare ad una condizione per cui il campo magnetico che permette alle graffette di stare incollate sulla superficie metallica equilibra esattamente la forza gravitazionale che tira invece la mia catenella in basso. Vedete, adesso non è possibile perché è più pesante. Questa è non una misura quantitativa, ma è qualitativa. E questa è la fisica, questo è il divertirsi con la fisica. Ora, questa cosa io immagino che sia anche magnetizzata. Esatto, vedete? Sono rimaste magnetizzate, guardate. Prima non lo erano. Allora, noi ci divertiamo anche così. Non so, Simone, se tu apprezzi, ma io e Noemi ci stiamo divertendo da morire a fare questa cosa. Diciamo, non è bello ciò che è bello ciò che piace. Ognuno si può... Io sono estremamente meravigliata e sorpresa quando riesco a vedere qualcosa di cui conosco
la complicazione che può esserci a livello, diciamo così, di scrittura matematica o di trattazione, diciamo così, rigorosa, ma quando riesco a vederlo in natura, io ne rimango estasiata, cioè è proprio una cosa di questo genere, cioè rimango lì e penso che Noemi sia un po' anche come me, perché vedo che apprezza. Allora, noi continuiamo ad andare avanti, qua se vuoi continuare a parlare mostro soltanto l'ultima parte che è quella dell'alimentazione. Volevo mostrare questa zona qua, non ho molto da dire se non di apprezzare come sono stati il cablaggio semplicemente. Questi sono tutta una parete di alimentazione dell'HN, se non mi sbaglio, che è a Pisa. Ah no, questi vengono dal Pakistan, questi moduli. C'è scritto proprietà del governo del Pakistan, ma i moduli che abbiamo visto prima invece erano la CAEN, e vedete c'è scritto alta tensione. Questo giusto per dire che un esperimento della grandezza ICMS non funziona per caso, no? Può sembrare molto caotico tutti questi cunicoli, queste cose, ma in realtà tutto è studiato molto attentamente, niente è lasciato al caso, ed è l'unico motivo per cui riusciamo a leggere tutti i milioni di canali elettronici che abbiamo e riusciamo poi a ricostruire gli eventi nello stato finale. Quindi veramente niente, dal disegno delle porte al cablaggio allo studio dei campi magnetici residui, perché potrebbero essere appunto pericolosi per la salute, niente è lasciato al caso e tutto è stato veramente studiato fin nei minimi dettagli. E questo è anche il motivo per cui chiaramente non ci aspettiamo normalmente degli incidenti, perché di fatto veramente tutto è stato, si è cercato di prevederlo, è semplicemente l'imprevisto che comunque ci è capitato nel 2008 con l'LHC, se avremo tempo ne parleremo un attimo, ma di fatto si riesce a prevedere. Infatti per esempio, non so, mi trovo di nuovo qui in una zona in cui, come vedete, c'è di tutto dal punto di vista della sicurezza, dai telefoni che vengono usati qui sotto e che permettono la comunicazione in ogni condizione, al defibrillatore, ad un telefono normale, ad un telefono rosso che, se io lo alzassi, mi connetterebbe direttamente con la centrale dei pompieri. Vi ricordo che al CERN uno può venire a lavorare al CERN anche facendo il pompiere, ok? Abbiamo il nostro, la nostra brigata di pompieri, che però sono dei pompieri normali, e in particolare hanno dovuto come dire, prepararsi per l'ambiente, per le situazioni che si possono incontrare qui al CERN. Quindi qua loro saprebbero, se io alzassi, che sono in questo posto. L'estintore, noi stessi dobbiamo seguire un corso per saper usare almeno grossolanamente un estintore, e saper per esempio indossare, nel caso in cui, come vi dicevo, ci fossero delle perdite di gas, e quindi per raggiungere l'ascensore qui ci vogliono diciamo una trentina di metri, saper usare le maschere di protezione, e dobbiamo fare dei corsi regolari. E la maschera di fatto è tenuta dentro questa scatolina, uno se la porta alla cintura quando viene a lavorare, e se necessario deve essere capace di indossarla entro 30 secondi e poi di procedere verso l'uscita. Vado velocemente perché poi dobbiamo tornare su. Ecco la porta rossa di cui vi parlavo, e vedete già dal profilo che ricorda il tunnel dell'LHC, un tunnel, ok? Se io aprissi questa porta, non posso farlo, è stata bloccata, come vedete, quindi non è possibile farlo in nessuna condizione, a meno che non ci sia bisogno per l'evacuazione. Avrei il corridoio e raggiungerei l'altro ascensore che permette l'evacuazione, ma verso la parte dell'LHC. Giusto per chiarire, sì. Sonia, sì. Ovviamente è impedito l'accesso, però appunto in caso di emergenza. Ah sì, chiaro, chiaro. Oltretutto c'è anche una cosa: prima di aprire questa porta bisogna controllare, qui c'è una striscia di LED. Se la striscia di LED è rossa, vuol dire che il problema viene da quella parte, quindi assolutamente, come si dice, non aprire quella porta. Se invece è bianca, vuol dire che possiamo andare. Ma questo comunque, in ogni caso, la consegna è
Se è possibile usare l'accesso che ho usato io, si usa quello e questa porta non si apre in nessun caso. Ora vado di qua, vedete questo corridoio qui è il corridoio che connette la caverna di servizio che ho percorso per metà all'altra caverna, che è quella sperimentale, dove però non possiamo accedere. Quindi io al massimo posso avvicinarmi qua. E come vedete vengo bloccata, perché non posso accedere, non posso andare nella caverna sperimentale. Vedete, c'è scritto closed, fermé, non entri, veto, c'è scritto di tutto. Perché? Perché siamo appunto in fase di test, ok? Se voi foste venuti qui in periodo in cui si può accedere alla caverna, vi avremmo fatti passare per questa porta. Se foste venuti qui in caso di presa dati, come succede adesso, anche voi vi sareste fermati in questo punto. E che cosa avremmo fatto? Avremmo giocato ancora una volta col campo magnetico. Residuo. Vediamo un po' adesso che cosa succede qua. Mettiamoci qua. Qua. E vedete che adesso la mia catenella più lunga tiene, quindi vuol dire che sono più vicina. E questa io la chiamo l'altalena magnetica. Ed è questo, scusami Simone, questa è un'altra cosa che a me piace tantissimo. Ripeto, io mi diverto con poco, come dici tu. E Noemi giustamente ha la sua catenella e dice, va, proviamo. Vedete? E addirittura posso attaccarle tutte e due e non cade. Quindi vuol dire che effettivamente qui la forza magnetica è più intensa di quella che avevamo dall'altra parte. Di fatto siamo molto più vicini all'esperimento, forse da questo pannello si riesce a vedere, effettivamente il magnete è qua dentro, questa qua è la parte esterna, poi magari c'è qualche slide potete mostrarlo, voi sareste entrati qua se fossimo potuti entrare e io di fatto sono qua, diciamo così, dove c'è questo buco, ok? Più o meno come distanza dalla caverna, quindi non so, una trentina di metri più o meno dal rivelatore. E questo è il campo magnetico residuo, ma non è pericoloso e quindi ci possiamo venire. Simone, io penso che posso tornare su. Sì. Se non Vorrei già che ci sei, se sì. Torni un attimo velocemente a quell'immagine, sì. Volevo far notare una cosa, la dimensione. Questo del tunnel? No, quella di CMS. Quella, posso appoggiarmi al tunnel? Questa. Di CMS, sì, sì. La beam pipe, no? Volevo parlare un attimo della beam pipe. La beam pipe sarebbe quella cosa arancione che vedete che esce lì, che è all'interno del quale passano i protoni. Immaginate tutta questa cosa così grande, mentre però alla fine il fascio dei protoni è contenuto in 15 micron di diametro. Quindi immaginate tutta l'elettronica necessaria per tenere e schermare il fascio, che in realtà è soltanto una millesima parte, anche più piccola, una milionesima parte delle dimensioni della beam pipe. Sì, beh, insomma, questa qua è 15 metri, questa cosa qua. La beam pipe che è contenuta, come diceva Simone, qua dentro, il diametro sarà 4 centimetri, 3 centimetri e mezzo, e addirittura il fascio, appunto, è di qualche decino di micron. Io ritorno su. Ok, quanti io qua posso, sì, posso utilizzare questo disegno, questo sketch per spiegare, sì, appunto l'esperimento. Come vedete, riconoscete la parte arancione della beam pipe e la chiusura di CMS in rosso. Vedete, questa qui è dove arrivano poi i protoni al centro di CMS, che dove vengono scontrati, vengono uno da una parte, un fascio da una parte, un fascio da quella opposta, chiaramente. E vedete all'interno tutti i rivelatori, si parte da rivelatori al silicio per la misura della posizione delle particelle, poi ci sono i calorimetri, ossia particelle che rilasciano energia di tipo, si chiama elettromagnetico oppure adronica, a seconda della natura delle particelle prodotte. Successivamente vedete in bianco è appunto il magnete superconduttore che racchiude il centro di CMS, e all'esterno ci sono queste camere a muoni che sono intervallate da dei pezzi di ferro che non fanno altro che costringere il campo magnetico a chiudersi su se stesso, perché altrimenti, diciamo, il residuo esterno sarebbe molto molto maggiore. Qua vedete uno sketch
di alcune parcelle, come avevamo visto anche nel quello che viene chiamato l'event display precedente, e a seconda della natura, che siano parcelle cariche, neutre, vedete che possono rilasciare dei segnali nel tracciatore, nei calorimetri elettromagnetici in blu, che sono molto più piccoli rispetto a quelli adronici, dove vedete in giallo, dove lo sciame, così viene chiamato la parcella, è molto più grande. Di nuovo il magnete e poi le camere a muone. E notate la linea blu, che è appunto un muone, che sono praticamente le uniche particelle che attraversano tutto CMS e non vengono fermate dal ferro, che poiché siamo all'esterno del magnete superconduttore, il campo magnetico ha cambiato di polarità e quindi vedete che una carica, come penso magari sapete, in un campo magnetico curva, passa da una curvatura positiva a una curvatura negativa dall'altra parte. E vedete appunto i vari colori corrispondono alle varie particelle di cui parlavo prima: muoni, elettroni, adroni neutri o carichi e fotoni. Adesso vediamo che Sonia e di nuovo stanno aspettando il... Sì, siamo quasi arrivati. Eccoci qua, di nuovo in superficie. Magari c'è qualche domanda, non so, sì, qualche cosa, sì, qualche curiosità. Se avete domande, io vedo ci sono due chat, però non so, ci sono delle domande. No, there is nothing in the chat. No, here there is, but I don't know what is it. Ragazzi, se posso dire una cosa. Allora, ci sono due modi di interagire. Di solito a noi fisici non piacciono i neutrini, o piacciono poco, sono misteriosi, ma perché interagiscono poco. Preferiamo gli elettroni o i protoni, che interagiscono molto. Quindi cercate di essere piuttosto degli elettroni. Siamo qui per rispondere a qualsiasi domanda e sappiate che le domande non ci sono domande intelligenti e domande stupide, sono solo curiosità. Quindi noi siamo ben contenti, penso che di esprimere anche il pensiero di Simone, di rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. E intanto che riflettete, vi dico, vi avevo promesso di questa foto di dirvi che cos'è. Effettivamente leggete la scritta CMS. Allora, vi dico soltanto una cosa, e questo è un messaggio che già conoscete, ma diciamo che vorrei come dire, enfatizzare ancora una volta. Gli uomini sono stati ripresi in fondo scuro e le donne in fondo chiaro, e quindi vi rendete conto che effettivamente la percentuale è un po' diversa. Bene, non è certamente al CERN che facciamo la selezione. La selezione, o meglio, non fermiamo la carriera femminile al CERN. Questo succede prima. Un appello anche agli insegnanti di ispirare queste ragazze, di tentare, di provare. Poi è vero, non tutti riescono, ma almeno provarci. Quindi è dalle scuole superiori, anche prima, che si inizia una carriera scientifica se se ne ha la passione. E non pensate, non sono bravo in matematica, non posso provare, perché... ve lo dico per esperienza personale, io ho visto tanti dei miei compagni di classe, poco diciamo, considerati poco dotati in matematica, arrivare all'università e partire come treni, schegge, anche in facoltà scientifiche. Quindi non è vero, quando vi siete implicati in una cosa che vi piace, alla fine riuscite anche dove pensavate di non poter riuscire. Quindi non precludetevi il futuro, soprattutto le ragazze che, come vedete qui, non abbondano, per quanto ce ne sono un certo numero. Io torno verso la sala di controllo. Sì, diciamo, il CERN pone particolare cura, come vedete, sia all'aspetto della sicurezza, ma anche alle pari opportunità, e tenta di assolutamente di non essere influenzato dal genere, o anche dalla nazionalità. Insomma, qua sono quasi tutte le nazioni del mondo possono lavorare con il CERN, sono le benvenute, e a parte adesso che ci sono problemi chiaramente con i viaggi per il Covid, qui era praticamente possibile incontrare in queste sale di controllo persone provenienti sicuramente da tutta Europa, ma anche da tutto il resto del mondo. Ecco, Sonia si sta raggiungendo di nuovo, è qua dietro. Recuperare le cuffie.
praticamente vedete qua intorno a noi ci sono degli schermi con delle persone davanti, tutto viene controllato da remoto, quindi se ci sono problemi sono telecamere e tutti i tunnel, tutti gli ascensori, tutte le porte verdi, se ci sono problemi sono una serie di allarmi che suonano e ci sono tutte le procedure di emergenza da seguire per limitare i rischi e i danni. Allora, io ho doppie cuffiette, sto cercando di togliere un po' di cose, altrimenti non riesco. Noemi mi sta dando una mano. Is it okay? No. You can remove your helmet. Yeah, yeah, maybe if you remove the helmet. You can remove your helmet. No, it's... We don't use it in the control room. È tutto che... This is for me, for how to say, to be professional. No, mi stavano dicendo di togliere l'elmetto. Effettivamente lo tolgo, ma mi cade tutto, come vedete. Era meglio non toglierlo. Allora, ci sono delle domande? Non lo so, io... Sì, lascerei spazio agli studenti o agli insegnanti. Sì, ragazzi, se hanno domande di... avete delle curiosità anche non so, anche sulla vista dei fisici, diciamo così. Non è che devono essere non siate timidi, sì, non siate timidi. Non mangiamo, poi siamo anche a distanza. Quindi. No, ma siamo qui per questo. Cioè, ragazzi devono considerare che cioè, chi accetta di fare questo tipo di cose perché ha piacere di rispondere, di incontrarli. Se avete anche domande su appunto sulla carriera da fare, come si fa una carriera nella ricerca, quali sono gli step da fare. Oppure come venire anche soltanto al CERN, anche come studenti, per esempio, ecco, io la butto là per gli insegnanti. Quest'anno abbiamo avuto, c'è una competizione che si fa al CERN, dove vengono selezionate delle classi, o meglio, non è una classe totale, ma sono normalmente il gruppo di 12 persone, però normalmente provengono da una classe, e si chiama Beeline for School, e quest'anno è stata selezionata una scuola di Bari, è una scuola del Messico. E cosa succede? Hanno presentato un progetto e questo progetto è stato ovviamente passato, è stato selezionato tra tantissimi progetti, ve lo posso dire perché ero nel comitato di selezione, quindi abbiamo ricevuto centinaia di proposte e hanno avuto diritto a fare il loro esperimento. Allora, normalmente al CERN, quest'anno si è fatto in Germania, si è fatto, perché non avevamo il fascio di particelle, ma dall'anno prossimo si tornerà al CERN. E quindi questa è un'occasione per proprio studenti di scuole superiori per poter venire qui. C'è una domanda. Sì. Quanto hanno impiegato a costruire un rivelatore come CMS? Anni. Allora, da quando? Dall'assemblaggio o dal pensiero? Allora, considerate questo. Io ho iniziato il quarto anno di fisica, quando ho chiesto la mia tesi, era il 1999, ok? E CMS non era ancora partita l'assemblaggio, ancora stavano costruendo i primi pezzi. Dopo, penso, intorno al 2005 era finito di costruire e assemblato al CERN. 2005-2006, sì. Sì. Però prima di quella data c'è stato tutta una serie di anni di quello che ho chiamato ricerca e sviluppo, perché dovevamo trovare le giuste soluzioni a diversi problemi. Una cosa che ad esempio adesso stiamo replicando, perché ci sarà quella che viene chiamata la fase 2 di CMS, ossia fra qualche anno LHC si fermerà di nuovo per aumentare ancora la sua potenza, e CMS, siccome appunto avrà già una ventina di anni alle spalle, dovrà essere rinnovato, dobbiamo cambiare delle parti per sostenere la nuova potenza di LHC, e già adesso siamo in piena fase di R&D, di ricerca e sviluppo, per trovare le giuste soluzioni alle nuove condizioni che ci saranno a partire dal 2026-27, dipende poi dalla schedula, dall'agenda di LHC. Quindi ci vogliono tanti anni, non solo per costruire materialmente, ma per progettarlo e studiarlo. E questo, gli studi sono stati basati anche su simulazioni al computer, in cui si testavano le varie soluzioni per vedere quelli che davano l'impatto maggiore sulle ricerche e sui canali di fisica che volevamo. Sì, effettivamente, cioè la scala dei tempi dei progetti, sia che siano degli acceleratori, sia che siano degli esperimenti che lavorano su acceleratori, ormai è una scala
trentennale o quarantennale, cioè dell'LHC si parlava già quando c'era il precedente acceleratore, già si cominciavano a fare sviluppi, come dice Simone, cioè la fase di progettazione e il fatto che poi ci renda sicuri che quello che si comincia a costruire abbia senso e funzioni è forse la fase più importante, ed è anche la fase in cui uno inventa eventualmente nuove soluzioni, perché magari i rivelatori che ha a disposizione nel momento in cui comincia un progetto sono ormai, come dire, utilizzati da vari anni, e quindi uno cerca, tenta di trovare altre maniere. Quindi fase di progettazione, poi fase di testing, fase di simulazione a computer, fase di test dei prototipi dei moduli. Una volta che è passata questa fase di test ce ne sono varie, più semplice che nel caso di un rivelatore installato nello spazio, questo lo devo dire, perché nel rivelatore installato nello spazio la fase, per esempio, di validazione dei moduli è 1-3 rispetto a quella a terra, ok? Cioè bisogna fare ulteriori test, ne dico uno per tutti, test di termovuoto, cioè misurare variazioni di temperatura, misurare come funziona il vostro rivelatore in ambiente nel vuoto, cosa che normalmente non è una problematica che noi abbiamo sulla Terra, quindi, e la temperatura la possiamo tenere costante all'interno di una caverna, di una sala dove c'è il rivelatore. Quindi si moltiplicano i test in fase di prototipo. Una volta che avete validato i vostri moduli, ne cominciate la produzione. Se pensate che soltanto il calorimetro elettromagnetico, che penso vi sia stato mostrato nelle varie slide di CMS, che è una piccola parte, ha 75.000 cristalli, 75.000, e pensate che questi cristalli sono stati controllati e testati uno ad uno. Capite quanto lavoro ci vuole? E poi non con un test solo, ok, va bene, lo faccio, no, ci faccio prima un test, poi ce ne faccio un altro, poi ce ne faccio un altro. Capite che questi tempi si moltiplicano, e poi c'è la fase di assemblaggio, quella che diceva anche Simone, dove veramente andate a mettere tutto. Per esempio, per AMS, l'esperimento ad orario, io c'è stato, credo che si faccia anche a nei rivelatori, si fa quello che è l'assemblaggio a secco prima, cioè che cosa vuol dire? Che prima controllate che tutti i pezzi comunque funzionino, ma non fate il vero assemblaggio, perché volete controllare, anche meccanicamente, cioè se avete fatto un pezzo leggermente più largo, anche di un millimetro, e non entra, c'è poco da fare, non entra, lo dovete limare, e quindi questo va ritrasferito in tutti i moduli che voi dovete poi assemblare, quindi c'è tutta una fase, e quindi ecco perché alla fine 30 anni, 40 anni. Sì, c'è anche a dire che queste fasi qua si rinnovano, no? Come dicevo prima, c'è stata la fase di progettazione per CMS, adesso siamo in presa dati, quindi ad esempio uno studente di laurea che arriva ora spenderà una parte del suo tempo ad analizzare i dati che stiamo prendendo ora, e una parte lo sviluppo per la fase 2. Quindi insomma c'è sempre la possibilità di partecipare un po' a tutte queste fasi, indipendentemente da in quale periodo si arriva. E magari quello che possiamo dire è che questa fase di sviluppo, per esempio per l'elettronica, ma potrebbe essere anche per altre parti, normalmente avviene anche in collaborazione con delle industrie. Abbiamo parlato di industrie italiane, e il CERN non solo non ammette discriminazione né dal punto di vista religioso né politico né razzismo né di genere, questo dal 1954, da quando il CERN è nato proprio, quindi l'abbiamo nella Costituzione, nella Magna Carta del CERN, ma c'è anche scritto che noi non abbiamo copyright, quindi tutto ciò che avviene qui sviluppato, pensato, progettato, e un esempio lo è il web, il www, come lo chiamavano in Italia, è pura conoscenza che viene rilasciata senza guadagno fuori, cioè non possiamo prendere soldi per questo, ma le industrie che lavorano con noi invece poi vi producono, come discutevamo prima con Simone, il nuovo telefonino che funziona più velocemente, oppure la TV più performante. Queste fasi di R&D si sono fatte spesso in collaborazione con delle aziende, poi permettono anche alle aziende di sviluppare nuovi prodotti. Che di fatto è anche giusto, è il nostro impatto nella vita di tutti i giorni. Potremmo parlare del GPS che ha la precisione, che raggiunge la precisione perché vengono applicate delle correzioni della teoria della relatività. E non è che Einstein, quando ha formulato la teoria della relatività 100 anni fa, pensasse che
ci sarebbe stata l'applicazione sul GPS, chiaramente. Quindi, cioè, ci sono tanti sviluppi, non so, nella fisica spaziale mi vengono in mente gli orologi elettronici. Altre domande? Sì, ci sono due ragazzi, volete fare le domande voi, quelli lì in piedi davanti alla telecamera? Sì, prego. Benvenuto, Liceo Cellini. C++, che cosa vuoi dire? Voi siete riusciti a integrare Python e C++ nei vostri esperimenti? Ah, facile. Allora, quello che si fa, questa è una domanda abbastanza tecnica. Allora, il software che si dice di ricostruzione, ossia quello che prende le informazioni dal detector, le elabora e crea gli oggetti finali, quello è interamente in C++. Okay? Poi, questi, diciamo, per farlo funzionare e avere maggiore elasticità, il software è diviso in moduli di C++ e la configurazione di questi moduli avviene tramite degli script di Python. Quindi tramite Python noi decidiamo quali parti del codice facciamo girare e quali no. E poi, diciamo, gli oggetti finali vengono scritti in un certo formato dati su dei file persistenti su disco e possiamo usare anche Python per rileggerli e analizzarli. E ultimamente, diciamo, quando io ho iniziato non si usava Python, è una cosa che è venuta negli ultimi 3, 4, 5 anni e sta ricevendo un'esplosione di velocità per due motivi. Principalmente perché c'è sempre più utilizzo di machine learning nelle nostre analisi e, come sapete, se voi avete giocato un po' con TensorFlow o con altri pacchetti Keras, questi utilizzano nativamente il Python e quindi c'è la possibilità di fare analisi sugli oggetti finali interfacciando direttamente machine learning, quindi intelligenza artificiale, e poi anche perché c'è sempre maggiore interesse dalle big data company nell'utilizzo di Python, proprio legato al fatto che loro utilizzano molto machine learning, e questo ha attivato la scrittura di diverse librerie scientifiche per Python che poi risolvono alcuni nostri problemi, e quindi ci risulta più facile poi scrivere i programmi di analisi in Python. C'è da considerare però Python ha diversi drawback, uno di quelli che è molto più lento del C++, quindi se dovete scrivere qualcosa per ricostruire gli eventi, perché devono essere girato al massimo delle sue potenzialità, usiamo sempre il C++, perché è molto più potente da quel punto di vista. Per la parte finale dell'analisi, in realtà, dove i requirement sull'utilizzo di CPU e di velocità sono più loose, più laschi, possiamo girarli sul nostro portatile, allora Python va più che bene. Quindi questo è anche un nostro contributo dal punto di vista, cioè una connessione con quello, come dicevi tu, che è il mondo reale, con queste grandi, diciamo, quindi dal punto di vista software. C'era un tempo il CERN era leader anche in questo. Attualmente il CERN si appoggia sempre di più a quello che viene scoperto fuori dal CERN, perché no? Insomma, se c'è qualcuno che ha un'ottima idea in Google, perché non utilizzarlo anche noi? Anche perché a volte chi va a lavorare in Google, sì, vedi, hanno fatto magari almeno una fellowship qui al CERN, sì. E poi hanno capito che, perché questo lo dobbiamo dire, dal punto di vista, non so, di salario, eccetera, cioè il salario è sicuramente un buon salario, anche se bisogna rapportarlo a quello che è il costo della vita qui, però sicuramente se confrontiamo lo stesso livello in una organizzazione internazionale esterna, tipo come potrebbe essere l'ONU, e c'è ovviamente una forchetta di salario, quelli del CERN sono pagati nella fascia più bassa, però sapete, poi c'è sempre comunque, come dire, il prestigio di lavorare al CERN, e quindi siamo contenti lo stesso. Cioè, qual era la domanda? C'era una domanda fatta, c'era qualcuno voleva fare? Sì, no, c'era qualcuno che voleva fare una domanda di persona, mi sembrava, avevo visto qualcuno. O forse sono loro che hanno scritto. Ah, forse sono loro che hanno scritto. C'è qualcun altro che vuole fare una domanda, ragazzi? A tutti. Allora, vorrei porvi una domanda. Ultimata la fase di test del rivelatore, c'è in particolare un obiettivo sperimentale da raggiungere, oppure delle particelle nuove che vi aspettate? Sì, allora, diciamo, come dicevo prima, CMS è un esperimento general purpose, quindi noi cerchiamo di tutto. Okay. È stato pensato, ovviamente, quando tu disegni un esperimento, è giusto anche avere in mente un target di fisica
che hai, perché questo ti implica delle determinate performance che vuoi raggiungere. E nel caso ICMS o Atlas, l'altro esperimento simile, era appunto la scoperta del bosone di Higgs. Quindi, siccome nella teoria ci aspettavamo determinati segnali, il detector è stato costruito in modo per essere sicuri che se tali segnali esistessero li avremmo visti, però allo stesso tempo ci siamo aperti lo spazio per l'inatteso, no? Quindi diciamo quello era il requirement minimale. Siamo riusciti a avere dei requirement ancora più loose, quindi performance ancora più ad ampio spettro, perché non è mai detto che quello che cerchiamo esista e che magari stiamo cercando nella direzione giusta. Quindi è anche avere la possibilità, se ci accorgiamo che la direzione che abbiamo preso per un'analisi è sbagliata, guardare da un'altra parte. E se il rivelatore non è ben pensato, ben disegnato, magari questo non lo permette. Chiaro, e poi appunto, cioè nel senso, ovviamente, come dire, soprattutto quando si ha un acceleratore dove si usano particelle non fondamentali come sono i protoni, quindi quello che viene detto un acceleratore da scoperta, perché nel momento in cui si fanno le collisioni con i protoni di fatto si producono, si hanno tanti stati finali, non una sola particella. Quando si hanno particelle fondamentali invece si può veramente far lavorare il rivelatore per produrre soltanto quella particella. Un esempio, se usassimo elettroni e li facessimo collidere, potremmo gestire l'energia dei fasci di questi elettroni, positroni, eccetera, potremmo gestirla in maniera tale da produrre soltanto il bosone di Higgs e soltanto quello. Quindi aumenteremo quella che si chiama la statistica. Questo però ha bisogno di particelle fondamentali come sono gli elettroni o i muoni. Di fatto quando usiamo i protoni, poiché i protoni sono composti a loro volta da tre particelle fondamentali, noi riusciamo a fare un riarrangiamento e otteniamo degli stati finali totalmente diversi. Quindi è ovvio che preparare un rivelatore quando si ha un acceleratore di questo tipo vuol dire avere un obiettivo principale ma tenersi aperte tutte le altre possibilità. Cioè si punta su un cavallo ma non è che non si guardano gli altri cavalli, mettiamola così. Quindi questo è proprio lo scopo. Grazie. Penso che siano rimasti solo loro comunque. Sì, c'era solo una scuola. Sì. Siete rimasti solo voi? No, due? No. È sempre la stessa? Sì. No, due. Sì, Artigio. Ah, ci sono altre domande? Non è che vogliamo costringervi, però infatti, insomma, cioè, se avete altre domande a noi fa piacere, altrimenti... Ragazzi, salutiamo. Niente. Ci salutiamo? Magari iniziamo anche a essere stanchi, è un'ora e mezzo di attenzione, temi nuovi, hanno anche un certo livello di attenzione massimo. Ma su, avete fatto una gita, su, una gita mentale, un viaggio nel mentale. C'è qualcuno che fa un segno con una mano, non so che cosa voglia dire. Non penso sia una domanda. Boh, allora io saluterei. Sì, esatto. Okay? Ciao. Bene. A tutti, grazie per l'attenzione. Noi vi salutiamo allora ciao, da qui, ciao. Grazie dell'attenzione. Ciao, a presto. Ciao. Grazie a voi, ciao. Grazie. Almeno vi sentiamo. Ciao. Ciao.